Tra 10 minuti esce il calendario delle partite che sarà appeso lì in bacheca. Che altro dirvi? Divertitevi e giochiamo un buon basso. Grazie a tutti. Sarò dalla sede di basket giovane, dove si trovano i campi di basket in cui si stanno giocando le finali del Summer Basket Wisp 2016. Sono appena iniziate le partite delle finali, quindi le prime hanno debuttato adesso. Le quattro squadre che vedete sui campi sono quattro in contemporanea, giocano due squadre maschili, una under 18 e una femminile. Le due maschili sono i Pick and Porn contro ex giocatori, che è la squadra che abbiamo più a portata di mano, proprio sono quelli di fronte a noi. Poi Basketball Jones ed Emanon, mentre la femminile sono The Twin Sisters e le Ground Sisters e Junior, esofago di Juno termoplastico contro 4:20. Questo è un appuntamento, diciamo, è l'appuntamento finale del settore pallacanestro del Wisp nazionale per la stagione sportiva. Come tutti gli anni chiudiamo con il master finale di Summer Basket, dopo aver disputato nel mese di giugno le finali nazionali, finali e rassegne nazionali che quest'anno sono svolte a Montecatini. Torniamo ancora una volta a Pesaro per la finale del circuito nazionale di Summer Basket 2016, che ha visto la partecipazione di circa 60 città in tutta Italia, e qui vede la partecipazione di 36 squadre in rappresentanza, chiaramente non di tutte visto il numero, ma siccome questa iniziativa del master finale è ad invito da parte del settore nazionale pallacanestro, sempre una iniziativa importante a cui i ragazzi partecipanti vengono con tanto entusiasmo. Allora, come dicevi, a Montecatini si sono svolte le finali della pallacanestro, diciamo così, classica. Qui invece a Pesaro, diciamo, abbiamo un altro approccio, cioè una filosofia un po' più di strada, un po' più destrutturata. Qual è la caratteristica del Summer Basket? Ma dunque, il Summer Basket è stato il primo circuito nazionale di playground, cioè del basket giocato in piazzetta, con un canestro dove si trova, in campi anche non necessariamente segnati come i campi ufficiali, basta appunto semplicemente un canestro per far giocare chiunque voglia giocare, quindi è la logica del gioco aperto a tutti, a chi voglia divertirsi e basta, insomma. Cioè, poi chiaramente l'agonismo è sempre molto acceso, però è un modo diverso di approcciare anche la disciplina, perché non è strutturato con campionati, contese, eccetera eccetera. Si gioca per divertirsi, poi se c'è l'occasione di farlo in un'occasione in tornei particolari come quello che noi proponiamo nelle varie città, la presenza è abbastanza rilevante, quindi questo ci fa molto piacere, perché significa che comunque riusciamo a indirizzare in una qualche maniera anche l'attività di alcune persone in tutta Italia verso un modo così molto più semplice di fare sport, che non è quello appunto del campionato a tutti i costi, insomma. Infatti, diciamo, c'è una formula diversa, perché qui vediamo che nei campi tradizionali sono stati organizzati invece, per esempio, due campetti al posto di uno, diciamo, no? Sì, infatti qui praticamente con su un campo normale abbiamo allestito quattro campi di gioco, perché si gioca praticamente quattro canestri, praticamente metà campo viene utilizzato per ogni canestro, quindi è un modo diverso, lo spazio è ristretto proprio perché corrisponde di fatto agli spazi che il playground, cioè il giocare nel cortiletto, nasce anche, no, negli Stati Uniti. In tanti film abbiamo visto attori che giocavano a basket nel campetto sotto casa, oppure addirittura nel campo all'interno magari della casa circondariale dove erano detenuti, però con la logica del gioco per tutti, che è la logica che ci muove in tutte le discipline di fatto, non soltanto nella pallacanestro. Qui intanto stanno arrivando i ragazzi per effettuare le iscrizioni e ritirare il materiale, infatti vediamo c'è un po' di flusso di persone, vengono, appunto, dicevamo, da tutte le regioni, maschi, femmine, le categorie quali sono? Ah, c'è la categoria maschile, la categoria femminile e gli under 18. Gli under 18 sono un numero
non molto rilevante, ma è un piccolo movimento che sta crescendo, e speriamo di poter nelle prossime occasioni avere una presenza magari più numerosa rispetto a quella che abbiamo qui oggi. Mentre invece la femminile, anche lì i numeri non sono tantissimi, però il basket femminile è sempre comunque rispecchia un po' quello che è la tendenza nazionale, cioè di basket femminile non ce n'è poi tantissimo, anche a livello di campionati e di tornei ufficiali, insomma, quindi anche qui abbiamo una presenza ristretta, ma io sono convinto sempre di qualità, perché l'abbiamo visto nelle passate edizioni, ragazzi che giocano così tanto per giocare, in mezzo a loro si trovano anche dei piccoli campioncini veramente validi. Benissimo, grazie Aldo. Grazie a voi. Ora seguiremo per qualche minuto queste prime partite, approfittando del debutto di questa edizione 2016, e ci faremo aiutare da uno degli arbitri del settore arbitrale della pallacanestro WISP, che è Giovanni Maglione, che è qui vicino a noi. Benvenuto, grazie. Buona serata. Allora, adesso cerchiamo un po' di capire come funziona questa formula 3 contro 3 del basket, che sicuramente avrà qualche differenza rispetto al basket classico che vediamo nei palazzetti. Beh, questo è un basket underground, che si gioca sempre a livello così 3 contro 3, sono delle questioni tecniche differenti dal basket giocato, sul discorso anche sui falli. Se un giocatore effettua il tiro a canestro subisce fallo, nei primi 5 falli, fin quando non scatta il bonus, non va a fare il tiro libero. Le partite finiscono a 24 punti quando la squadra raggiunge 24 punti, se dopo 12 minuti che è il vantaggio. Se in caso di parità ti vanno un tempo supplementare di 3 minuti e si vede, però il tempo finisce al raggiungimento sempre dei 24 punti. Queste sono delle fasi di gironi, sì. In cui sono organizzate appunto le squadre partecipanti, e poi domani invece inizieranno delle fasi ad eliminatorie dirette? Sì, il programma è previsto così, fase iniziale così a gironi, per avere poi la classifica, la griglia di partenza, e poi sono le fasi di eliminazioni dirette. Sentiamo che cominciano ad esserci i primi fischi, non so che sono questi falli, time out... Sono tutti falli di gioco. Adesso la squadra, per esempio la squadra gialla, è già arrivata sul terzo o quarto fallo, ha subito, perciò adesso tutti i giochi vengono rimessi lateralmente o da fondo campo. Dal quinto fallo in poi sarà il tiro libero più il fallo, il tiro libero più eventualmente il possesso di palla. Avevamo già prima interpellato un altro tecnico, un altro arbitro della WISP, che ci diceva che comunque questa formula è ancora più interpretata in un modo ancora più leggero rispetto allo basket tradizionale, quindi il fair play comunque domina di norma. Normalmente sì, ecco, fino adesso le fasi eliminatorie sì, poi quando si arriva proprio alle fasi critiche del campionato cominciano le solite lamentele. Che sbaglio, dopo c'è sempre il concetto che il fischio arbitrale che determina la vittoria, vincono tutti, per esempio se si perde a volte la considerazione non è tutta loro, ma anche l'interpretazione arbitrale, che a volte si può dare un'interpretazione diversa da loro che vedono loro, però c'è abbastanza fair play quello là, rispetto ai partite che vengono svolte nei palazzetti c'è abbastanza fair play, questo sì. Quante persone del settore arbitrale sono coinvolte per questa finale di Pesaro? A oggi siamo qua presenti con 9 arbitri presenti più 3 ufficiali di campo, infatti sono 4 campi, un arbitro a turno copre il quarto tavolo, però siamo abbastanza bene rispetto agli altri anni. Ecco. E l'ufficiale di campo invece è la persona che segna appunto punti, falli? L'ufficiale di campo è il responsabile del tempo, della situazione dei falli, che collabora con l'arbitro, che ricorda all'arbitro, quindi il quinto fallo c'è il bonus, il segnale all'arbitro è fondamentale. In questo caso, visto che gli arbitri devono segnare solamente il fallo, perché non essendo i giocatori con numero, allora non è che uno esce il quinto fallo, un giocatore fa 7 falli, continua sempre. E il problema è questo con il blu. Allora l'ufficiale di campo che è al tavolo dirà sesto fallo, bonus, tiro libero. Di norma appunto dopo un tot di falli, altrimenti il giocatore esce dal campo. In campo, nel basket tradizionale, un giocatore dopo 5 falli esce dal campo. Ecco. Vediamo che continuano intanto le partite sui 4 campi appunto di basket giovane qui sul lungomare di Pesaro.
Le partite sono iniziate oggi e continueranno fino a tarda sera, sicuramente fino intorno alla mezzanotte. Domani pomeriggio riprenderanno intorno alle 5, quindi un pochino prima rispetto ad oggi, e poi in serata ci saranno le finali e le premiazioni. Saranno premiati quindi per ogni categoria, le tre categorie avranno i rispettivi vincitori. Saranno le tre categorie, tutte prima, seconda e terza classificata. Allora, visto che sono tempi da 12 partite, da 12 minuti l'uno, giocano diverse partite. Adesso stasera sarà una fase eliminatoria, così di transitoria, si incontrano, ci sono squadre che fanno tre partite, altre che ne fanno due, altre che possono fare quattro. Domani è molto dura perché è continua, diciamo, molto più visto come partite, dove passa l'eliminazione diretta, c'è squadre che possono terminare subito e altre squadre che continuano fino alla fine. Italia, sia dal nord che dal sud, da Aosta fino a Reggio Calabria, quindi sono 37 squadre partecipanti. Quindi quanti ragazzi sono tra ragazzi e ragazze? Sono 150 atleti che sono qua, i ragazzi che oggi stanno arrivando, come dicevo, sono divisi in tre categorie, Open, Junior e femminile. Ovviamente sono 26 società quelle che vengono della categoria Open maschile, 5 della squadra della categoria Junior e 6 della squadra femminile. Grazie. Bene, grazie a te. Voi per esempio da dove arrivate? A Manuela. Quindi vicino Roma, nel Lazio. È la prima volta che partecipi? Sì. Emozionato? Un po'. La tua squadra come si chiama? Santa Marina della Basket, SMB. Ok. E come è stata partecipare alle tappe? Diciamo, è già stata una occasione divertente? Come la vivi questa manifestazione? Sì, è stata divertente, ci siamo divertiti. Pratichi il basket anche durante la stagione, diciamo, quello tradizionale o solo questo a tre? No, pratico anche quello tradizionale. Questa formula si ripropongono comunque le tecniche, le strategie del basket tradizionale prevede un gioco diverso, non so, più veloce? È un gioco molto più veloce, perché a parte la squadra non sono in 5 ma sono in 3, allora invece posso fare un cambio, la squadra deve essere fatta da 4 persone, c'è un cambio volante, viene fatto. Però ecco, mentre il basket giocato viene fatto in 24 secondi l'azione, hanno 20 secondi per terminare l'azione, è molto veloce e dopo si gioca sempre sul cercare di creare un vantaggio, già un blocco ti crea un vantaggio, essendo marcamento a uomo, allora tendono a fare un blocco, uno si libera e l'altro compagno è libero, per questo è molto abbastanza veloce e rapido, infatti difficilmente si arriva alla fine dei 12 minuti, normalmente se i giocatori sono tecnicamente preparati, il tiro, hanno la mano calda, si finisce molto prima. Che si fanno molti punti, si fanno molti tiri a canestro. Sì, molti tiri a canestro, infatti. Infatti penso che i blu stiano quasi vicino all'azione, terminare. Come dicevamo in precedenza, ci sono squadre che vengono più o meno da tutta Italia, quindi è un'occasione anche di scambio tra persone che vengono dal nord, dal sud e che non si conoscono, un'occasione per fare nuove amicizie. Il basket 3 contro 3 è bello per questo fatto qua, perché si trova in gruppi di ragazzi che si incontrano, si ritrovano, si fanno amicizie e dopo sempre... Spero che prenda anche a livello del rugby, il terzo tempo, che si vanno tutti quanti a bere e mangiare insieme e farsi la serata insieme. Finita, ecco. Questa è la prima partita che è finita del primo turno, diciamo, tra le quattro che erano in gioco. Le squadre sul campo 1, Pick Porn ed ex giocatori, si è già conclusa. Ed è la prima a terminare di questa fase finale del Summer Basket 2016. Quindi si alterneranno subito, entreranno le squadre successive. Il tempo che si mette a zero si chiama altre squadre. Bene, allora approfittiamo di questo momento per sentire un'altra persona che invece parliamo con Fabio Baldelli, responsabile della pallacanestro WISP di Pesaro. Grazie per essere qui. Grazie a voi.
Allora, come vivete questa invasione di cestisti da tutta Italia per il Summer Basket? Sicuramente in maniera positiva, e fa sempre piacere avere appunto una fase finale del Master del 3 contro 3 del Summer Basket, tra l'altro poi nuova manifestazione nazionale, quindi sicuramente è anche, no, un fiore all'occhiello per la Lega nostra qui provinciale e comunque tutto il movimento cestistico WISP. Quindi siamo sempre felici di ospitare questo master finale. Questo, se non erro, il quinto anno, la quinta edizione consecutiva che facciamo a Pesaro. Poi ne abbiamo fatta un'altra però anni fa, diciamo, però in maniera consecutiva questo è il quinto anno. Qui a Pesaro la pallacanestro, diciamo, è un must, è uno sport molto amato. Certo, sicuramente Pesaro da sempre è conosciuta come città di basket, chiaramente. No, la fama è venuta anni fa con la Scaolini Basket. Purtroppo in questo momento, diciamo, non ci sono più, come dire, le vittorie che come prima squadra, no? Pesaro non è più al vertice, però sicuramente la base c'è sempre ancora. Molti praticanti. Esatto, quindi quelle società giovanili ci sono sempre e a livello poi nazionale comunque si fanno sentire. Quindi ancora chiaramente è Pesaro Basket, si può chiamare. E comunque in questo periodo ci sono tante altre manifestazioni qui a Pesaro, comunque richiama molto la città, diciamo, per manifestazioni ed eventi, abbiamo saputo che è piena di visitatori e di turisti. Esatto, Pesaro da qualche anno si sta, come dire, a livello nazionale proponendo come città appunto per le attività sportive estive, perché sicuramente, come vedete anche voi qua, la location in questo caso per noi, per il Summer Basket, però Pesaro, essendo una città di mare, diciamo, avendo la fortuna del mare, oltre chiaramente all'attività proprio sportiva della varia edizione che si organizza, poi comunque la città, come posso dire, si presta anche per come dire, il soggiorno, le vacanze estive. Poi abbiamo un centro storico carino, tra l'altro, oltre il mare chiaramente, quindi la cittadina, non perché io sia pesarese, ma comunque poi si vive bene, ancora si vive bene. Diventa una bella occasione anche per tutte queste persone che vengono da fuori per passare qualche giorno piacevolmente. Sicuramente. Bene, ti ringrazio Fabio, continuiamo a seguire qualche minuto di partita, grazie. Le partite proseguono su... Ecco, è stata convocata un'altra squadra sul campo 2 perché è finita anche l'altra della categoria maschile, quindi per adesso continuano a giocare le donne. La gradinata è piena di ragazzi che aspettano il proprio turno per scendere in campo. In questi giorni ci saranno qui quasi 200 ragazzi che vengono da tutta Italia, membri delle squadre partecipanti al master finale, e sono stati circa 9.000 quelli che in tutta Italia da maggio ad adesso hanno partecipato alle varie tappe del Summer Basket, che sono state 60 in altrettante località italiane, quindi un movimento molto numeroso che cresce comunque negli anni e si sta mettendo delle basi molto solide. Allora, è tanti anni che questo movimento di basket da strada sta crescendo. Gli ultimi anni, diciamo 5 anni fa, l'abbiamo preso in mano con questa nuova amministrazione della Lega, che aveva 25-26 tappe, piano piano siamo arrivati a 60. È la parte migliore, la parte più vera del gioco del basket, perché il basket si gioca tra amici, nel playground. Il movimento è, diciamo, che si sta evolvendo. Qui noi abbiamo qualche volta anche qualche campioncino, l'altro anno un ragazzo che veniva qua è stato preso per la nazionale del 18. Cosa c'è? Si gioca a basket, c'è il sole, c'è il mare, secondo me è la formula migliore per incominciare questo bellissimo sport. Ecco, l'occasione di socializzazione per i ragazzi con persone che vengono da altre città. Guarda, lo spirito WISP è più puro, perché ci sono tappe che hanno livelli molto alti e tappe dove il basket è solo amatoriale. Ed è un basket accessibile a tutti, dove uno può passare, vedere e giocare. Quindi secondo me è la formula migliore che sia in questo momento come WISP. Bene, quindi aspettiamo l'inizio delle partite di stasera, magari poi ci rincontriamo. Intanto buon lavoro per l'organizzazione. È
tornato qui vicino a noi Giovanni, è finita anche un'altra partita sul campo 2, quindi sono rimasti solo i ragazzi e le donne a fare ancora il primo turno? Sì, perché è iniziato un po' in ritardo, perché le spiegazioni tecniche del regolamento, che a volte sono delle interpretazioni che non vengono chiarite, allora è meglio chiarirle subito e evitare discussioni in merito. Sì. Certo, voi siete qui apposta insomma anche per agevolare il loro gioco, perché si divertano e non ci siano appunto questioni. Guarda, le migliori partite è quando l'arbitro non si nota, vuol dire che tutto va bene. Serve purtroppo, perché c'è una persona che deve regolamentare il gioco, però le migliori partite è quando l'arbitro non si nota. E le più belle partite sono quelle là, specialmente a livello giovanile, quando i ragazzi giocano con un piccolo problemino, che è brutto dirlo, senza genitori, perché i genitori a volte rovinano il discorso del gioco, anche specialmente quando va un arbitro giovane a arbitrare i giovani, vengono presi, e tanti ragazzi dopo un po' abbandonano il fischietto. Vengono messi in difficoltà dai genitori, perché devono sapere farli crescere. Noi abbiamo il problema di far crescere sia gli arbitri che i giocatori. Noi dobbiamo insegnare una certa cultura agli arbitri, e i genitori dobbiamo insegnare una certa cultura. Devono capire tante volte che un genitore, il figlio non è un campione, perché lui deve giocare per forza, deve vincere, è innocente. A volte commettere i falli, l'arbitro può sbagliare perché non è il depositario del verbo, può sbagliare. Facciamo crescere il livello del basket sia a livello giovanile e sia a livello arbitrale, perché non ci dobbiamo trovare arbitri anziani ancora a fischiare perché i giovani abbandonano. E noi dobbiamo fare un movimento questo qua, far crescere i giovani e vedere un po' se i giovani, vedere arbitri giovani che va arbitrano, è molto bello. Questa formula 3 contro 3, come la gestite voi arbitri rispetto poi soprattutto alla versione classica invece della pallacanestro? Che differenze o che difficoltà incontrate? È sicuramente più semplice, perché i giocatori giocano molto più rilassati, c'è un buon agonismo però anche un grande fair play in campo, per cui per noi è più facile da gestire. Siamo da soli, non abbiamo il compagno, però è ugualmente facile. Quindi è più rilassante e godibile anche per voi? Sicuramente sì, malgrado l'agonismo è comunque una buona partita e un buon campionato, un buon livello. Poi è bello vedere magari tanti giovani che si avviano e si avvicinano a questa disciplina, per voi che la seguite. Sicuramente sì, e sarebbe bello vedere anche arbitri giovani. Quella sarebbe una bella cosa. E invece, diciamo, possiamo fare un paragone tra la pallacanestro e gli altri sport più noti? Parliamo per esempio del calcio. Esistono nella pallacanestro le stesse tensioni, le stesse esasperazioni, o comunque anche ad alti livelli il clima è più rilassato nella pallacanestro? Sicuramente il clima è molto più rilassato, c'è meno tensione, ovviamente girano anche molti meno soldi, per cui l'aspetto economico si fa sentire anche qui. È chiaro che tutti entrano in campo per voler vincere. Quindi anche per semplicemente la coppa dell'ultimo contro penultimo si gioca per vincere, c'è l'agonismo, c'è anche una giusta dose di cattiveria. Però chiaramente non c'è la cattiveria che c'è sul calcio, non c'è la sceneggiata che ogni tanto vediamo sui campi di calcio, che si tuffano a terra per far perdere tempo. Qui il tempo è fermo, per cui si recupera tutto. Quindi il primo turno di questo master finale Summer Basket 2016, e continuano ad alternarsi le squadre sui quattro campi di basket giovane. Noi vi salutiamo adesso con questa diretta, ringraziamo le persone che ci hanno seguito e gli ospiti che ci hanno accompagnato e ci hanno raccontato un po' quello che succedeva sul campo, in particolare Giovanni Maglione, arbitro della pallacanestro WISP, che è stato al nostro fianco.